quella di Ettore Messina può addirittura lasciare fuori ben più di un giocatore, Michael Rowley, Arturas Gudaitis. E chi può essere l'uomo chiave della partita? Per esperienza in questi anni in cui abbiamo avuto il piacere di guardare. Concreta è anche con la scelta adesso di far partire Travis Dinieri in panchina con Michele Rozier, peraltro che ha compiuto gli anni proprio domenica, giocando una grande partita in cabina di regia titolare. Occhio, non vi siete sbagliati con i colori, l'Olimpia, come già ricordato da Simone Benzoni, gioca con i colori dei Lakers per omaggiare il più possibile Kobe Bryant. Vlado Mizzo voleva ripartire da dove aveva concluso, ovvero con una tripla, non gli riesce, il rimbalzo di Sergio Rodriguez, il ciaccio, lui scuola movimento senza commettere passi di Tanner che va subito a stopparlo, Cinciarini quasi allo scadere dall'arco, l'uomo che più di tutti nato qui in zona si sente a casa. La sua presenza domenica. E il ciaccio rinuncia al tiro, trova Luis Scola nell'angolo, piedi a posto, grande spazio e Luis Scola fa 13-0 in questo inizio. Molto serena, l'aggressività della Vanori non si fa sentire. Ettore Messina, vedete nel primo mentre... Esattamente, ce ne sono diversi, Mizzo dall'angolo opposto rispetto a dove l'ha decisa pochi giorni fa, non c'è soluzione. 23 Milano, qui della transizione, gran passaggio illuminante per Vojislav Stojanovic. Ben prima di arrivare alla maggiore età, è nato a Chicago con tante difficoltà, mentre qui Cremona arriva a quota 8, che lo ha chiamato con sé in nazionale prima di cedere poi il posto a Leo Sacchetti in panchina. Intanto piano piano la lotta, la salva della Valle allo scadere, lontanissimo non va, la si resta sul 28-12 in favore dell'Armani Exchange Milano. Vedremo esattamente ideali queste per l'Olimpia, che adesso da diverso tempo non trova una buona via del canestro. Vedete che invece Jordan Matthews è uscito un po' caldo, stasera non benissimo, come invece direbbe la sua percentuale di media in campionato. Poi che azione, grande difesa di Matthews su di lui, 4 secondi, 3 secondi, passaggio rischioso per Tarceschi, canestro buono e fallo subito. Tantissimo, riconquista anche questo, il rimbalzo numero 9 della sua serata. Chi chiude con la prima per ridare un vantaggio in doppia cifra in Europa. Arrivato a metà della stagione, tiro Wesley Saunders, poi Cinciarini, ancora lui decide di andare, tiene in fondo il Cincia. Travis Dinier va a destra, Milano chiude molto bene, che anticipo qui da parte di Nedovic, 4 secondi, 3 secondi, preferisce la tripla in transizione Nedovic, giusto prendersi questo rischio, Milano va lontano da un gran canestro allo scadere, due falli subiti, un bellissimo duello per i punti, fate 10 con questo alley-oop, l'assist firmato Ciaccio Rodriguez, e quarte su Bortaggeschi, Saunders in penetrazione alzando la parabola a sua maniera, spettacolare canestro numero uno di Los Angeles, ma laureato ad Harvard. Però ripeto, l'Eurolega è un livello un attimino più alto. Perfetta lettura di Sandro Ripoll, mentre Jordan Matthews torna a colpire laddove aveva già fatto più male a Milano, ovvero con il tiro da prima della Saunders contro Cinciarini, giro e passaggio per il grande raddoppio portato proprio da Biliga, ma Jordan Matthews è in una di quelle stile. Cremona si è riavvicinata nel punteggio ancora una volta. Nedovic bucato dal centro e vicino al ferro, trovandosi lo spazio necessario. Poi c'è ancora, si butta dentro, bel taglio di Biliga, triplicato non facile, a chiede senza pallo Nedovic, dalla spazzatura allo scadere, prima che Diner non riesca nemmeno a concludere. Ultimi 5 nell'azione dell'Olimpia, Brooks vicino al ferro, guardate l'utilità di questo ragazzo. Mettere di ambire al più alto palcoscenico e aiuta la nostra nazionale. Che passaggio di Vlado Mizzo, magari lo rivedremo perché trova una media della mano. Pericolo in attacco. Qui il passaggio di Sergio Rodriguez, che davanti alla nostra postazione con gli occhi guardava Perse. No, se dovessimo fare una percentuale avremmo tutti quanti detto la percentuale più alta di vittoria per Milano, ovviamente, e quella per Cremona, quindi un pronostico che all'inizio poteva essere vedere Milano uscire vincitrice è stato rispettato. Vince dunque questo signore che arriva a quota 50 vittorie nelle Final Eight su 61 partite. Sandro, già molto brevemente, cosa iniziamo ad aspettarci, a preparare per la